Allora, dunque, il prossimo appunto speaker è Teo del PUG di Pescara. Adesso vi faccio una breve introduzione. Allora, il PUG Pescara è uno degli ultimi PUG che sono nati insieme a PUG Firenze e ha una storia un po' particolare nel senso che dopo aver finalmente trovato il posto, la data per la location, inserito l'evento su Meetup e tutto questo genere di cose qua da fare a inizio marzo, purtroppo c'è stato il lockdown. E quindi non sono riusciti a incontrarsi. La realtà è locale e vuole diventare un punto di incontro e condivisione per gli sviluppatori di Pescara e dintorni. Quindi, nell'attesa di poter riorganizzare un incontro dal vivo, anche loro partecipano a questo PHP Day Pug Edition. E quindi do il benvenuto on stage a Teo e con il suo talk di Filtering API. API REST con alcune comunità di GraphQL. Ciao Michela, grazie per l'introduzione. Sì, come hai detto tu, il PUG ha tentato timidamente di partire, che era intorno a metà marzo, solo che purtroppo per la pandemia in corso non siamo riusciti a incontrarci. Speriamo di rifarci il prima possibile, appena si sblocca tutta la situazione. E niente, io ho la presentazione, l'ho registrata e quindi vi condivido lo schermo. Fatemi giusto sapere se si sente Sì, tutto ricordo perfetto. anche, tra l'altro, se avete delle domande, di farle su Slido, basta digitare slido.do, inserire il codice PHP PUGED e alla fine con Teo risponderemo a tutte le vostre domande. Teo, condividi Allora. PUGED e ti diamo dei feedback. Ok, tolgo questo. Non so. Si sente? No, perlomeno non sento io. Ok, aspetta un attimo. Avevo messo un secondo. Soliti. Come si fa a togliere? Ah, ecco qua. Lo provi un secondo. Tranquillo. Eccolo qua. Salve, sono Tamisha. Vi ricorderete di me per, beh, non molto. Dopo 8 anni che sono stato a lavorare in una grossa azienda, ho aperto da quasi un anno, partita IVA e adesso collaboro strettamente con una software house della mia città. Da quando ho iniziato a collaborare con loro, abbiamo sviluppato Deep Builder, un headless CMS basato su Laravel che abbiamo creato prendendo spunto da Nova e che attualmente utilizziamo nella maggior parte dei progetti in cui utilizziamo Laravel. Questo talk nasce da una delle funzionalità che abbiamo messo all'interno del CMS, le Filtering API. Cosa intendo per Filtering API? Intendo delle API in cui, passando diversi input, si genera un output differente. Mi spiego meglio con un esempio. Immaginate di avere un e-commerce. Avrete dei prodotti, la possibilità di ricercarli, magari di filtrarli e persino di ordinarli. Siccome in questo e-commerce non ci piace far ricaricare la pagina ogni volta che l'utente fa una ricerca o applica un filtro, tutte le operazioni saranno fatte via Ajax. La lista dei prodotti è all'interno del database in una cartella che con molta fantasia chiameremo products. Per poter filtrare questi prodotti dovremo fornire al front-end una serie di endpoint per poter fare tutte le operazioni, quali filtrare per nome, filtrare per tipologia di prodotto, per ordinare per prezzo, magari inserire anche delle fasce di prezzo, la disponibilità, ordinamenti vari ed eventuali e altre cose. Un tempo avrei fatto un metodo all'interno del controller dei prodotti più o meno in questo modo.
Come potete vedere, la logica qui è alquanto disordinata. Se volessi aggiungere delle funzionalità, comunque avrei delle difficoltà, nonostante io la possa documentare molto bene. E se magari dovessi aggiungere un nuovo filtro o comunque un nuovo tipo di ordinamento, potrei incorrere nel rischio di rompere qualcosa. A questo punto, già qualcuno prima di me si era fatto la domanda: come faccio a togliermi dalle scatole questo compito e lasciar far fare al client tutte le interrogazioni che vuole senza che io debba modificare qualcosa? Uno dei repository più vecchi in cui ho trovato la risposta è questo, e il primo commit risale al 2011. Come funziona? Praticamente, tramite la stringa get e parametri post, è possibile filtrare per una o più colonne, utilizzando tutte le operazioni utilizzabili all'interno di una query MySQL o comunque di un qualsiasi altro motore SQL. Ad esempio, uguale, maggiore uguale, between, like, ovviamente è possibile anche ordinare per una o più colonne. Con un sistema del genere il mio controller diventa così. Decisamente un'altra storia, eh? E adesso procediamo con del live coding. Continuando con l'esempio dell'e-commerce, ho creato un repository Laravel, praticamente appena installato con Laravel 7.0, in cui ho creato il controller per i prodotti e ho inserito la funzione che ci eravamo detti prima, che in una maniera o nell'altra prende in input tutte le possibilità di filtri o l'ordinamento dei campi. Dopodiché, per ogni tipo di filtro vado a definire le clausole della WHERE e infine vado a prendere l'eventuale ordinamento e faccio un JSON encode dei prodotti risultati. Sempre a scopo didattico, ho creato una cartella prodotti all'interno del database con ID, il nome, un produttore, una categoria, una dimensione e un prezzo. Ovviamente si parla di dati random. Se volessimo provare il funzionamento di questa API, tranquillamente vado su Po, che è l'equivalente di Postman, e posso iniziare a giocarci. Per esempio, il prodotto con ID1 ordinato per prezzo in maniera decrescente. Siccome è un unico prodotto, mi risulterà solamente un solo risultato. Per esempio, posso andare a vedere tutti quelli che hanno Apple come nel nome. E quindi qua, sempre ordinato per prezzo decrescente, mi dice tutte le tipologie di mele all'interno del nostro database. Posso modificare tranquillamente l'ordinamento e quindi in questo momento me lo mette in maniera crescente. Posso aggiungere, per esempio, size 3 e quindi mi dà tutte le size. Più o meno funziona. Possiamo tranquillamente, tramite i parametri URL, quindi andranno come parametri nella query string nel browser, possiamo fare i filtri e farci restituire i risultati in Ajax senza problemi. L'unica cosa, come abbiamo visto, non è bello da vedere e magari se voglio modificare al volo, voglio gli ID minori di un tot o un prezzo tra tot e tot, devo andare a modificare manualmente la query. E
devo stare attento comunque a ciò che vado a fare. Magari posso rompere qualcosa. In questo caso, per esempio, name è un like, quindi il nome è contenuto all'interno della stringa. Magari in un secondo momento non lo voglio così. Quindi, in una maniera o nell'altra, una funzione costruita in questo modo non è ottimale. Può riservarmi delle sorprese in un futuro, soprattutto se, come ben sappiamo, i clienti spesso cambiano idea ogni 5 minuti, quindi dover stare ogni volta a toccare cose non è mai il massimo. A quel punto, come avevo detto, ho creato una mia classe, che in realtà ha all'interno solamente un metodo, che mi permette di prendere tutti i parametri all'interno di un query string, che ora vi faccio vedere bene, tutte le colonne che possono essere toccate, sia a livello di select che a livello di where, e la tabella di riferimento. Esempio, come posso fare un'interrogazione in questo modo? Creiamo la funzione. Andiamo a includere il nostro controller. E procediamo. Allora, tutti gli input saranno all'interno di una variabile, quindi all para se è uguale a questo. All. Il nome della tabella è definito all'interno della classe, quindi non dobbiamo riportarlo. Dobbiamo definire quali sono le colonne che possiamo andare a toccare, quindi fillable. E quindi, per esempio, noi vogliamo poter ricercare per id, name e price. Id, name. Price. Ok. Dopodiché ritornerò tutti i risultati che arrivano da questa classe, quindi API Query Builder Controller make query. Dopodiché all params le colonne e this table. Ovviamente questo non è il modo corretto di fare, nel senso ci saranno delle validazioni e quant'altro, ma come esempio va più che bene. Imposto la rotta. Ok. E andiamo a fare una prova. Allora, vado qui. E vediamo che è uscito il risultato. Allora, intanto vediamo quali sono le varie possibilità. ID, qui ho definito allora, è il nome della colonna, l'operazione che vogliamo fare e il valore da cercare. In questo caso è ID less equal, quindi minore o uguale a 10. Quindi cerchiamo tutti quelli che sono minore o uguale a id 10. Perfetto. Escono tutti i risultati che ho richiesto. Posso richiedere
Per esempio, id uguale 10. E in questo caso esce solamente id uguale 10. Posso definire molte operazioni in maniera semplice. Per esempio, quelle che ho definito io sono equal, che corrisponde uguale, like, in cui vado a mettere tra percentuale il valore della stringa, L è il minore, L è minore o uguale, G maggiore, G è maggiore o uguale. Between invece funziona in maniera leggermente diversa rispetto agli altri perché tutti questi operatori vanno a finire all'interno di una where del query builder di Laravel, mentre nel caso del between ho dovuto usare where between e quindi funziona in maniera leggermente differente. Tutta questa classe, in una maniera o nell'altra, è completamente configurabile, quindi se volete aggiungere un nuovo metodo senza andare a toccare gli altri, è possibile farlo. Questa è una classe che si può espandere tranquillamente senza grandi problemi. Andiamo a vedere per esempio between, avevo già fatto l'esempio, price, quindi nome della colonna, l'operazione, il limite minore, pipe per definire l'end nella stringa, nella query between, e il limite maggiore. E quindi in questo caso sono compresi tutti i prodotti che hanno un prezzo tra i 2 e i 20 dollari euro valore. Sempre all'interno di quella classe è possibile utilizzare una chiave che si chiama order by, quindi order by, il nome della colonna per cui lo vogliamo ordinare, e se in maniera crescente o decrescente. Quindi, tornando sempre sul prezzo, lo ordiniamo in maniera decrescente. E qui si vede il risultato della query. Possiamo anche definire dei limiti e degli offset per paginare. Quindi prendiamo caso, io voglio vedere i primi 5 elementi a partire dal decimo. E quindi in questo caso mi andrò a prendere i primi 5 elementi a partire dal decimo. Successivamente possiamo semplificare ancora di più la situazione perché possiamo sì utilizzare una classe del genere, ma se siamo abituati a utilizzare Eloquent per l'interfacciamento col database, possiamo utilizzare il query builder di Spatie proprio allo scopo di utilizzare Eloquent con queste funzionalità. Come funziona? Creiamo la nostra nuova funzione, public function get product spatie, sempre con la nostra request. Torniamo a Visual Studio Code e facciamo dei ragionamenti riguardo l'utilità di una struttura del genere. Intanto migliora notevolmente la leggibilità del codice perché c'è poco da leggere, abbiamo semplicemente le colonne per cui noi possiamo filtrare e che possiamo vedere e una chiamata per andare a prendere i dati in base ai parametri inviati dal client. Che succede? Tutto questo però è limitato dalla
dall'utilizzare il query builder di Laravel per interfacciarsi al database. Però molti sviluppatori, per rispettare il pattern MVC, si interfacciano al database tramite i model. Quindi andiamo a vedere la soluzione di Spatie per avere le stesse funzionalità utilizzando Eloquent di Laravel. Allora, creiamo la funzione get product Spatie. Andiamo a includere le classi che ci servono, quindi Spatie, Query Builder, Query Builder, eccolo qua. Ok, 1 e un po' troppo. 22. Nella documentazione sono descritte è descritta anche le funzionalità delle altre classi. Per il momento sorvolo. Allora, come funziona? Devo innanzitutto creare il modello che, come si può vedere, manca. Quindi creiamo il modello con Artisan, PHP Artisan. Ci ritroveremo con il nostro modello products. Ci basta semplicemente definire la tabella protected importare products. E ora far fare la magia a Spatie. Intanto andiamo a definire quali sono le colonne su cui possiamo filtrare. Quindi rimaniamo sempre con id, con name, con price, mettiamoci anche category, size e manufacturer, ne importiamo tutte. Factor. Andiamo a definire su quali colonne abilitiamo l'ordinamento. E in questo caso solamente per IT e per prezzo. E andiamo a definire per quali ID abilitare la select. Quindi allowed uso il naming di queste variabili in questo modo anche per poi andarmi a ricordare quali sono le i metodi del query builder di Spatie. In questo caso voglio vedere id, price e manufacturer. Ora, tutti i prodotti li estraiamo in questo modo, query builder, for il nostro modello product class e andiamo a dire quali sono i filtri, quindi in questo caso allowed filters, andiamo a dare
la variabile creata. Poi annoyed force. Quindi qua che cosa gli stiamo dicendo? Che i filtri, quindi le colonne su cui possiamo fare la WHERE sono quelli definiti qua dentro, e le colonne su cui possiamo fare la SORT sono quelle definite qua dentro, e le colonne su cui possiamo fare le SELECT sono quelle definite qua dentro. E infine andiamo a prendere tutti i risultati e ritorniamo in un bel JSON encoder. Andiamo a vedere quali sono le operazioni permesse da Query Builder di Spatie. Allora, Query Builder di Spatie permette queste operazioni qua. Filter, quindi sempre all'interno della stringa get, possiamo dire filtra per nome colonna con questo valore. Facciamo una prova. Capita che una persona sbaglia a scrivere il nome della variabile. In questo caso, provo tu. Ok. Quindi, tornando a noi, qui possiamo vedere che ha estratto tutti i record che hanno nel name il valore Apple. Quindi, ho fatto like come l'avevamo usato prima. Però che succede? Posso usare il filtro per id, quindi stessa metodologia, filtro id uguale 1. Qui c'è un errore, perché anche in questo caso ho usato il like e quindi estrae tutti gli id che hanno come 1 all'interno del numero. Questo lo andiamo a vedere dopo come risolverlo. Tornando sempre a questo punto con filter su Apple, possiamo fare un sort per prezzo. In questo caso è per prezzo decrescente, perché col meno davanti significa decrescente. Se invece avessi utilizzato un più o non avessi messo niente, mi uscirebbe un bel errore. Infatti, non dovevo metterci il più. Quindi, con il meno davanti, interpreta che quello è per prezzo decrescente. Possiamo anche filtrare i soli campi che ci interessano. Quindi in questo caso id, name, price e manufacturer. Ops, c'è un errore. Qui dice che name non è consentito metterlo nella select. Perché? Perché abbiamo detto che i campi possibili sono questi qua. Quindi adesso se noi mettiamo name, ecco qui che con una semplicissima modifica a quella che è praticamente una configurazione, sono andato a modificare le possibilità che ha il client per filtrare le informazioni. Ora andiamo a vedere come risolvere questo problema dell'ID. Allora, lasciamo aperto solo il filtro per ID. In questo caso continuiamo a vedere che il risultato errato. Torniamo sul codice e andiamo a dire che nei filtri,
ID non è un semplice filtro per ID, ma è un tipo di filtro particolare che è allowed filter exact. Quindi in questa cosa andiamo a dire che deve essere esattamente, quindi invece di usare il like userà l'uguale, deve essere esattamente a quello che gli andiamo a passare. Quindi tornando su Po, adesso ricaricando, esce che va a prendere solo l'ID uguale a 1. Spero che il mio intervento vi sia piaciuto e di vedervi al prossimo incontro dal vivo del Pug Pescara. Domande? Ok, ciao ragazzi e niente, spero che vi sia piaciuto veramente. Se ci sono delle domande. Eccomi. Allora, vediamo subito se ce ne sono un paio. Allora, come fai ad ordinare per più colonne? Non è più sensato clausola order by value uguale. Tranquilla, la sto leggendo pure io. Fantastico. Allora, con il query builder di Spatie si può fare, con il query builder che ho realizzato io c'è da giocarci un pochino, nel senso che intanto vediamo come possiamo farlo con quello di Spatie. Vi ricondivido lo schermo. Allora, va bene questo qui. Ok. Allora, praticamente abbiamo la stessa schermata di prima. Se io volessi, ritorniamo su Apple, così almeno. Ok, allora mettiamo caso vogliamo ordinarlo per size e per price. Intanto aggiungiamo aggiungiamo price tra i campi a cui è possibile ordinare. Allora, cioè size, scusate. Ok, e adesso di qua possiamo dire sort per size virgola price, e il query builder di Spatie dovrebbe risponderci con un bad request. Ottimo. Perché? Allora, size, sì, l'ho aggiunto, come mai? Ah, no, errore mio. Ok. Quindi adesso ha ordinato per size e per prezzo. Basta semplicemente metterci size virgola, poi magari voglio ordinare per size crescente, price decrescente, come prima, size 1, il prezzo in questo caso è decrescente. Mentre per quest'altro non è implementato al momento, ma è possibile implementarlo, basta prevederlo, e comunque essendo estendibile come metodo può fare un pochino quello che vogliamo. Spero di aver risposto. Ok, la domanda non riuscivo a leggerla, effettivamente.
Allora, poi abbiamo una domanda che ha ben 4 voti, ovvero non hai menzionato GraphQL. Quali sono le somiglianze con questa tecnologia? Ok, allora, avete ragione. GraphQL non l'ho menzionato, ma perché per come funziona GraphQL, che all'interno dei parametri posto get, tu comunque vai a chiedere, in realtà con un JSON, vai a chiedere tutta la struttura, potendolo filtrare per uno o più campi, dicendo pure quali sono le colonne, i campi che vuoi che ti vengano tornati. E, diciamo, ho trovato la somiglianza in GraphQL sotto questo aspetto, quindi semplicemente come metodologia di approccio, non tanto come tecnologia in sé. GraphQL poi permette di fare tante altre cose, perché permette di esplorare un grafo, cosa che qui siamo limitati al poter esplorare il nostro modello o la query che pensiamo. Quindi sì, effettivamente non l'ho menzionato, ci sono delle assonanze e niente, mi sembrava giusto menzionarlo almeno nel titolo per far vedere le assonanze che ci sono. Tutto qua. Okay. Ultima domanda da Francesco. Come mai tutta la logica non è stata spostata nei model? Allora, il model dipende, nel senso, nel caso di questo query builder, che è quello di Spatie, non ha bisogno di essere spostata nel model, ma anche se è possibile definire gli scope come è possibile definire gli scope nei model. Però in realtà la logica di per sé è parte del controller, il model lo andiamo a interpretare come interfaccia verso il database, quindi andare a dare della logica al model per ciò che in questo caso spetta al controller, un pochino come posso dire, diciamo una sovrapposizione di ma non mi viene però diciamo che facciamo fare al controller quello che spetta al controller, facciamo fare al model quello che spetta al model. In questo caso al model spetta darci i risultati, parlare col database, e dal controller gli diciamo che cosa ci serve da database, ecco, mettiamola sotto questo aspetto. Ok. Non so se ci sono altre domande. No, abbiamo finito. Okay. Ti ringrazio per il tuo intervento. Ricordo a tutti di andare a votare il talk su JoinedIn. Trovate il messaggio anche sia qua nella chat di Zoom, sia pinnato nel canale Slack del gruppo. E